Perché la Chiesa Cattolica ha bisogno del sostegno economico della comunità? Quali sono le forme di aiuto alla Chiesa Cattolica e che finalità hanno? Queste sono le tre domande cardine poste dal nuovo sistema di finanziamento e sostegno economico alla Chiesa Cattolica, a cui tenteremo di rispondere attraverso questa presentazione. Il 1984 è una data che fa da spartiacque. Stato italiano e Chiesa Cattolica firmano la revisione del concordato e cambia una situazione risalente al Risorgimento italiano. Nascono due nuove forme di sostegno economico alla Chiesa: l'8 per mille e le offerte intestate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero, destinate esclusivamente al fabbisogno dei 38.000 sacerdoti diocesani. Queste offerte, chiamate insieme ai sacerdoti, entrano in vigore il 1 gennaio 1989. Esse hanno un alto significato ecclesiale, anche se ripagato in parte dalla deducibilità. Infatti, possono essere dedotte interamente dal reddito imponibile fino a un massimo di 1032,91 euro l'anno. Queste offerte si possono effettuare tutti i giorni dell'anno. Alla posta, collegandosi su www.posteitaliane.it, tramite bonifico bancario, tramite carta di credito carta SI, Visa e Mastercard, recandosi direttamente presso uno degli istituti diocesani sostentamento clero presenti in tutte le diocesi, oppure collegandosi al sito www.insiemeaisacerdoti.it. Il principio di fondo di questo sistema è quello della perequazione. Nessun prete deve vivere in condizioni poco dignitose. E quelli delle comunità più piccole e bisognose devono poter contare sulla generosità di tutti. L'8 per mille è l'altra forma concordataria per sostenere economicamente la Chiesa ed entra in vigore nel 1990. Ogni anno lo Stato italiano chiede ai contribuenti di indicare a chi destinarlo con una firma sulla propria dichiarazione dei redditi. La firma non costa niente in più, perché la scelta sulla destinazione dell'8 per mille si riferisce a una quota dell'intero gettito dell'IRPEF e non all'IRPEF personale di ognuno. Perciò, in sede di ripartizione, ogni firma vale allo stesso modo e non c'è differenza, ad esempio, tra quella di un imprenditore e un pensionato. Inoltre, sul proprio modello fiscale, si trova anche lo spazio per destinare il 5 per mille, che non è alternativo all'8 per mille, né gli fa concorrenza. Una legge vincola la Chiesa Cattolica a destinare l'8 per mille secondo tre finalità. Esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, opere di carità in Italia e nel Terzo Mondo. Per dare conto di come la Chiesa Cattolica impiega questi fondi e scoprire le opere attraverso foto, video e testimonianze, basta collegarsi alla mappa interattiva sul sito www.8x1000.it, dove è possibile, senza limiti di spazio, vedere le migliaia di interventi che vengono realizzati ogni anno con l'8 per mille nelle nostre diocesi. Comunione, corresponsabilità, partecipazione dei fedeli, trasparenza, perequazione, solidarietà. Sono alcuni dei valori ecclesiali e civili su cui si fonda questo nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa. Valori che rendono più ricca spiritualmente l'intera comunità. Insieme, sacerdoti e laici sono chiamati a testimoniarli, ma anche corresponsabilmente a reperire le risorse necessarie al sostegno della vita e missione della Chiesa. Nulla si può dare per scontato. Ogni anno i fedeli dovranno confermare con una nuova firma consapevole sulla dichiarazione dei redditi la loro fiducia alla Chiesa Cattolica e farle destinare l'8 per mille. E ogni anno sarà sempre più significativa la partecipazione alla vita della Chiesa anche attraverso un'offerta insieme ai nostri sacerdoti.